Salve a tutti pubblico e bentornati sul mio canale. Oggi vi leggerò una poesia, andremo anche a fare l'interpretazione poetica Sulla riva di Mario Luzzi. Luzzi con la una Z, non con due, mi raccomando. Allora, iniziamo con il leggere questa bellissima poesia che a me, appena l'ho letta, subito ho detto wow, ma è piena di significati simbolici, devo scoprirli e devo farci un video. E così infatti è stato. Allora, i pontili deserti scavalcano le ondate. Anche il lupo di mare si fa cupo. Che fai? Aggiungo olio alla lucerna. Tengo desta la stanza in cui mi trovo, all'oscuro di te e dei tuoi cari. La brigata dispersa si raccoglie, si conta dopo queste mareggiate. Tu dove sei? Ti spero in qualche porto. L'uomo del faro esce con la barca, scruta, perlustra, va verso l'aperto. Il tempo e il mare hanno di queste pause. Cominciamo quindi subito con l'interpretazione poetica. Allora, primo verso dice: i pontili deserti scavalcano le ondate. Un pontile, dal mio punto di vista, che cos'è? È una connessione, solitamente, tra due cose. Il ponte tra due, per esempio, appezzamenti di terra, naturali. Però ho pensato, i pontili esistono anche nelle navi, esistono anche sotto forma di cancelli, ok, dei castelli. Quindi non sempre ci sono due cose, due enti, due oggetti naturali che vengono connessi da qualcosa di artificiale. Dunque, più in generale, questo pontile che cos'è? È una connessione logica, artificiale, e quindi in un certo senso anche artificiosa, quindi razionale, tra che cosa? O la nostra stessa razionalità è qualcosa di naturale, oppure tra due fenomeni, due eventi che non riguardano direttamente la nostra ragione, ma che vengono osservati dall'individuo esternamente, ok? Quindi è appunto un'osservazione, questi puntili, non è un'osservazione, i puntili sono delle connessioni logiche che però non sono puramente, non sono meramente speculazioni razionali, dialettiche, avulse, prive di significato, hanno di fatto un significato, perché appunto connettono a qualcosa di naturale, hanno un soggetto. Sono delle implicazioni, delle determinazioni di qualcosa, delle connessioni logiche di fatto hanno un qualcosa di razionale, come ho detto prima, e quindi hanno un valore. Quindi questi puntili, queste connessioni logiche, tutto quello che ho detto fino ad adesso, sono deserti e scavalcano le ondate. Adesso, le ondate è una parola molto forte, se ci pensiamo bene, sarebbe un fluire burrascoso che però è repentino, imprevedibile, perché non ci viene detto né di che cosa sono queste ondate. Arrivano proprio, quindi, ondate. Sa molto di valanga, di qualcosa di improvviso, di grosso, o comunque di indefinito, perché non viene neanche definita la grandezza dell'ondata. Quindi arrivano delle ondate che possono essere molteplici, possono essere dilazionate nel tempo, di varia misura, insomma. E questi puntili, quindi questi collegamenti logici, razionali, inerenti le cose naturali, che sono deserti, quindi che non vengono attraversati da nessuno, quindi nessuno ragiona in modo logico sulle cose, sui fatti naturali, scavalcano le ondate, che sarebbero un fluire, diciamo, di uno stato d'animo che può variare in base probabilmente alle circostanze, che qua però non vengono descritte, e quindi queste ondate però stanno, appunto, i pontili stanno al di sopra delle ondate. Sotto il ponte, sotto il pontile ci sono le ondate, l'acqua non passa sopra il ponte, quindi le ondate, questi stati d'animo sono in un certo senso estranei, lontani, distanti, per lo più distaccati, non vi è una compresenza con gli stati d'animo e la razionalità. Quindi c'è un, più che un dualismo, direi una dicotomia, una separazione
tra il mondo sentimentale e il mondo razionale. E quindi appunto è assente, è strano, è buttato fuori queste ondate dal singolo individuo. Quindi, poi dopo dice, anche il lupo di mare si fa cupo. Anche il lupo di mare si fa cupo. Che cosa può voler dire anche il lupo di mare si fa cupo? Il lupo di mare è il nucleo più istintuale, meno razionale, più selvaggio, più aggressivo, il lupo che potenzialmente può viaggiare in modo solitario, c'è anche il detto un lupo solitario, ma che preferibilmente, come tutti sappiamo, i lupi s'aggirano in gruppo, ebbene, quindi pure la parte di noi di mare, quindi lupo di mare, che vive nel mare, che vive nei sentimenti, che vive nello stato d'animo, estraniato comunque dalla parte razionale. Ebbene, questo lupo di mare, questa parte, questo nucleo, questo fulcro che ci distingue, che può essere anche aggressivo talvolta, che è imprevedibile, si fa cupo, quindi che cosa significa? È oppresso da che cosa? Da questa situazione, che è una situazione, come dicevo prima, dicotomica, quindi di non comunicazione o comunque di errato modo di comunicare tra le due parti. Quindi si fa cupo e quindi si fa triste, si fa in un certo senso incapace di osservare nella realtà alcunché di, come posso dire, valoroso, degno di qualcosa. Quindi intorno a lui che cosa succede? Allora, qual è la dimensione che viene descritta in questi due versi? Semplicemente dicendo i pontili deserti scavalcano le ondate, anche il lupo di mare si fa cupo. È la dimensione della richiesta necessaria, è la dimensione dell'obbligo. C'è un obbligo, c'è un'aspettativa, quindi, che viene riposta nell'individuo. E che tipo di obbligo è? Che tipo di aspettativa è? È l'aspettativa di una determinata risposta, che si pretende, indipendentemente però dall'accordanza con lo stato emotivo propiziatorio alla risoluzione più adatta del problema, dell'aspettativa e dell'obbligo che viene imposto. E quindi che cosa succede? Che invece di dire a una persona devi dare il massimo, cioè invece di dire a una persona devi fare del tuo meglio, gli dici devi dare il massimo. E quindi se uno fa del suo meglio, in un certo senso c'è un'accordanza o comunque una comunicazione tra lo stato razionale e lo stato emotivo. Se invece imponi soltanto di fare il meglio, cioè di dare il massimo senza però fare il meglio, possono nascere anche nevrosi, anche non dico ossessioni, ma comunque dei comportamenti non diciamo adeguati allo svolgimento della mansione, che quindi in un certo senso possono comunque portarla a termine, però con delle ripercussioni anche a livello individuale. Pensiamo anche soltanto alle persone che appunto incontrano delle nevrosi, si scontrano con delle nevrosi per dover necessariamente risolvere un determinato problema in un lasso di tempo minimo, e quindi non potendo ascoltare la parte emotiva, il controllo emotivo comunque avviene soltanto in una certa misura. Si può soltanto accordare o negare una data manifestazione emotiva, ma non si può controllare effettivamente la serie degli effetti che questo potrebbe comportare, a meno che non si possegga una conoscenza specifica e molto appurata della materia, quindi poi dopo le cose precipitano. Però andiamo avanti. Quindi, i pontili deserti scavalcano le ondate, anche il lupo di mare si fa cupo. Che fai? Che fai? Dialogo interiore, si chiede a se stesso che fai, o anche a te, lo chiede anche al lettore, che fai in una situazione simile tu? Che cosa faccio io? L'io lirico, che fa? Aggiungo olio alla lucerna,
aggiungo olio alla lucerna, tengo desta la stanza in cui mi trovo, all'oscuro di te e dei tuoi cari. Quindi aggiungo olio alla lucerna significa che aggiungo del materiale olio razionale, lucerna è intesa come qualcosa che accende, che illumina attorno a sé la realtà, ok? Quindi è stata utilizzata anche nell'illuminismo per indicare di fatto la capacità della ragione di illuminare, di vedere, di definire la realtà circostante, accompagnato poi dopo anche con una grande fiducia nel progresso, ma quello è un altro discorso. Quindi lui che cosa fa in una situazione simile? Deve portare a termine il compito, e quindi aggiunge olio alla lucerna, aggiunge materiale, aggiunge conoscenze, informazioni alla lucerna, però l'olio nella lucerna brucia, quindi queste informazioni creano una combustione a livello spirituale, quindi lui sta soffrendo, ok? Però che cosa fa? Aggiunge olio alla lucerna, quindi tiene viva la mente, infatti dice tengo desta, tengo sveglia, tengo attiva, insomma, la stanza in cui mi trovo, attenzione, la stanza in cui mi trovo, lui sta vivendo praticamente soltanto nella sua mente, vuol dire che la stanza in cui si trova non è più il contesto, ma è in un certo senso il corpo che albergo, quindi quello che sto vivendo in questo momento, uno stato puramente intellettuale, potremmo dire, puramente discostato dalla realtà dei fatti, quindi è focalizzato solo su di sé e su quello che deve fare. All'oscuro di te e dei tuoi cari, quindi io faccio tutto ciò all'oscuro di te e dei tuoi cari, quindi nell'inconsapevolezza del funzionamento della ragione, potremmo dire, tua e dei tuoi cari, quindi del modo in cui le persone diverse da me agiscono. In una situazione simile ci si può soltanto preoccupare di non, come posso dire, implodere, di non trovarsi in un problema ingestibile, e quindi bisogna andare avanti per la propria strada fregandosene degli altri. Questo è quello che sta dicendo. La brigata dispersa si raccoglie, si conta dopo queste mareggiate. Quindi la brigata può essere intesa o come le altre persone diverse da lui, che dopo essersi disperse, dopo aver preso delle strade diverse, dopo aver condotto una vita secondo ragione o, visto che era all'oscuro di te dei tuoi cari, potrebbe essere anche aver condotto una vita nell'inconsapevolezza e quindi poter aver anche sbagliato senza saperlo. Ebbene, dopo ciò la brigata, quindi lui, si rincontra con le altre persone dopo che ha vissuto, dopo che ha portato a termine questo compito, dopo che potrebbe esserne uscito vincitore oppure no, ma si presuppone di sì, lui si ritrova con le altre persone. Si conta queste mareggiate e quindi scambiano opinioni, idee o racconti, quindi la dimensione è quella della rimembranza di ciò che è accaduto, e quindi insomma si figurano una rappresentazione passata di ciò che è successo e la espongono agli altri, semplicemente dicono quello che gli è capitato poco fa o tanto tempo fa, non si sa dopo quanto tempo si rincontra la brigata. Prima interpretazione. Seconda interpretazione: la brigata potrebbe essere formata dalle parti di sé che un tempo non erano conoscibili, ok? La brigata dispersa, perché era dispersa, erano disperse queste parti di sé, che sono comunque nate prevalentemente da meccanismi probabilmente in loop scaturiti come sotto forma di subpersonalità o non solo, però da comunque sentimenti o meglio stati d'animo che per un certo lasso di tempo abbastanza notevole, ecco, hanno dato origine a queste parti di sé. Però dopo che questa brigata, che queste parti di sé si ritrovano, dopo essere state disperse,
si raccoglie, si conta dopo queste mareggiate, si conta, però chi è che la conta? Si conta da sola? Sì, perché lui è riferito a sé la brigata, quindi lui si conta, quindi prende consapevolezza, attribuisce un valore numerico, conta proprio la brigata, quindi prende consapevolezza di sé, di ciò che è. L'uomo, ecco, tu dove sei? Tu dove sei? Ti spero in qualche porto, quindi tu chi? Sempre o riferito a sé oppure all'altra persona che ha preso un'altra strada e dopo essersi scambiati le opinioni gli chiede tu dove sei? Ti spero in qualche porto, quindi a contatto con la sicurezza della terraferma, quindi a contatto con la realtà sensibile, però nello stesso tempo anche con la marea, con il mare, con l'imprevedibilità emotiva e comunque dal mare a contatto anche con le barche, quindi con nuove barche che possono approdare, quindi altre persone, altri marinai, quindi a contatto anche con altra gente in un certo senso, però insomma persone con cui comunicare. Qua dice ti spero in qualche porto, potrebbe essere inteso forse il porto anche come a contatto con le vicissitudini della vita, il destino, quindi il mare può essere inteso non soltanto come emozioni, ma come appunto un fluire vitale degli eventi che sono di fatto inconoscibili, perché non si può mai conoscere, risalendo dall'effetto alla causa, alla serie delle cause che l'ha originato nella loro totalità, e quindi per questa ragione appunto inconoscibili, portano però queste cause che sono figurate dal mare alla persona che è nel porto e che quindi ha contatto con la razionalità, ebbene gli portano comunque delle nuove esperienze, delle nuove conoscenze a contatto appunto con altre persone, quindi nuove forme di comunicazione con marinai che partono dal porto oppure che vengono dal mare. È molto ambigua questa frase. Vabbè, l'uomo del faro esce con la barca, scruta, perlustra, va verso l'aperto, punto. Quindi l'uomo del faro, la persona che finalmente ha preso consapevolezza di sé, che però insomma viveva nel faro, l'uomo del faro, che quindi forse è quello che ha acceso la lucerna all'inizio, forse è un altro uomo che è sempre stato abituato a vivere da solo, isolato, e a illuminare la strada agli altri, o forse appunto è l'uomo della lucerna che era il primo appunto, come avevo detto fin da subito, esce con la barca. Comunque questa persona a un certo punto, dopo essere stata isolata, dopo essersi focalizzata solamente su di sé, ed aver illuminato comunque la realtà circostante, decide di spingersi oltre, decide di non rinchiudersi in questa guglia estranea agli avvenimenti del mondo, e quindi esce con la barca, scruta, perlustra, va verso l'aperto, quindi illumina intorno a sé la realtà pur non potendola non comprendere, perché se l'illumina la comprende, ma non potendola modificare sostanzialmente al punto da poter modificare il flusso delle onde, il flusso della marea. La barca di fatto si muove nel mare, ma possono capitare comunque degli eventi imprevedibili, quindi non vuol dire che la razionalità possa controllare completamente tutta la realtà, però pur consapevole di questo rischio, intraprende il percorso e quindi si imbarca e va e illumina e quindi e vede anche gli altri. Non è più focalizzato su di sé, illumina il mare, che comunque rimarrà sempre oscuro perché la serie delle condizioni non possono essere conosciute e neanche i propri sentimenti più profondi possono essere osservati e controllati nei minimi dettagli, però può vedere altre barche, questo sì, può farlo e può guidarle. Il tempo e il mare hanno di queste pause, quindi
Il tempo e il mare hanno di queste pause. Il tempo è un qualcosa che può essere considerato come ordine naturale della materia. E il mare può essere considerato sia come appunto l'insieme dei sentimenti, degli stati d'animo, delle emozioni, ma anche, abbiamo detto prima, come il destino, le vicissitudini della vita, il fato. Quindi il tempo e il mare insieme hanno di queste cause, scusa, hanno di queste pause. Visto che si parlava dell'individuo singolo fino a poco fa, fino a poc'anzi, di che tipo di pause possono avere rapportate a quest'ultimo? Beh, tutte le cose, come anche naturali, come anche l'individuo, come anche l'uomo, ha di queste pause, sia nel tempo che nel mare, quindi la sua volontà non è imperturbabile, non può essere in un certo senso invincibile e mai stanca. Prima o poi ha bisogno anche lui di pause, no? Quindi quando la volontà ha bisogno di pause, che cosa vuol dire? Che ha bisogno di tempo per riflettere per rielaborare quello che è accaduto per una molteplicità svariate ragioni, insomma. E quindi nel momento in cui la volontà diventa estranea, o meglio, non è più riconducibile razionalmente agli eventi del mondo o comunque ai fatti, ai fenomeni abituali che appunto si è soliti vivere, come viene chiamata questa volontà, questo tempo e mare che hanno di sé, il tempo e mare che hanno di queste pause, diventa umore, semplicemente. Noi la chiamiamo umore, ma in realtà si tratta sempre di volontà. Una volontà che ha una base intenzionale, una volontà che in quanto base intenzionale si pone un obiettivo, ma nel momento in cui non riesce più con costanza a raggiungere questo obiettivo, viene chiamata umore per il semplice fatto che è dominata dall'emotività e quindi dalla parte irrazionale e quindi è lunatica. Con questo io concludo il video, spero che questa interpretazione poetica vi sia piaciuta, noi ci ribecchiamo alla prossima, spaccate tutto e statemi bene. Ciao ragazzi, comunque vado in vacanza, quindi per un po' di tempo non vedrete video, e vabbè, però li pubblicherò ugualmente, ciao.